E là ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte su Horizon Zero Dawn Forbidden West. La scorsa parte ci siamo presi la rivincita su quel divoratuono che, se vi ricordate, tratteneva un drone che non potevamo prendere perché c'era per l'appunto il divoratuono che girava nei paraggi. L'abbiamo aiutato ad entrare nel dolce paradiso delle macchine. Successivamente abbiamo rincontrato Dela, che era la sorella di quella pazza Boom Boom che ci aveva dato poi la lancia esplosiva, se vi ricordate. Questa volta era da sola perché Boom Boom è sparita. L'abbiamo ritrovata, sta bene, ma a quanto pare è un po' nei casini. Troppo tardi. Cos'hai fatto, Bumbum? Entriamo in azione. Ne riparleremo. Ecco che arrivano. Lungipedi? Non vedo nulla di esagerato. Lungipedi? Boia. Ok. Potevate aspettare a farlo esplodere comunque, eh? Magari che mi allontanassi. Ok. Allora, ho visto lungipedi. Occhio. C'è un manticeio ghiacciato. Nulla di troppo esagerato. Occhio. Porca. Non posso craftare la roba. Non la roba che voglio. No, no, su di lui no. Occhio. Guardalo. Facciamo un attimo così. Vai, vai. Vai, vai. Ottimo. Non, perché li sto in mezzo alle macchine? Perché sono stupido. Probabilmente questo non scoppierà mai perché muore prima, ma va bene. Non io, lui. Dai! Va bene. Se fosse stato un po' più vicino a quegli altri, sarebbe stato ancora meglio, ma va bene comunque. Eccoci qua, via. Abbiamo fatto esplodere di ghiaccio anche questi. Manticeri gelido, grazie mille. E basta? Ma peccato. Volevo un qualcosa di più grosso. Forse non è ancora finita, però. Questo era l'antipasto. Capisco che sei arrabbiata, ma Questo è lanciadischi, mi sa. deserto in questo modo. Ah, lanciadischi Sei esplosivo? arrabbiata. È arrabbiata. Non lo sei. No, perché dovrei esserlo, scusa? Perché abbiamo litigato? Perché sei scappata via? Non sono scappata. Mi hai lasciata! Ma perché dovrei lasciarti? Sei mia sorella. Ho avuto un'idea e sono venuta a prendere le parti. Vedi? Sì, magari anche a dirlo, tipo. Questo è solo il lanciatore. Il segreto sono i boom dischi. Lanciala a una macchina affettata. Poi torna indietro, finché non lo lanci troppe volte. A quel punto fa boom! O almeno così dovrebbe. Non riesco a farlo tornare. Su, fammi vedere. Ah, ecco perché. È questo gancio. Basta Non un li abbiamo ancora pochettino. usati bene i Ok. lanciadischi. O Fatto. come si chiamano. Tieni, Rossa, provalo. Aspetta, sulla macchina grossa. Di qua. Sempre la stessa storia. Quindi non sei scappata per via del litigio? No. Non sei andata Guanto sotto lacerante chiave. di Boom Boom. Stavi dormendo. Non potevi svegliarmi? Hai detto che non volevi parlare fino al mattino. Beh, sì, ma io intendevo. Non in senso letterale.
Dove la macchina grossa? Manda da paperino la macchina grossa, dai. Sì, sì, infatti iniziamo a raccattare, guarda che meglio. Come sei arrivata a quelle vecchie rovine? Le ho viste venendo da Camponulla. Ti ricordavi come arrivare fin là? Sì. Penso sia stupida, eh? Non meno. Semplicemente un animo esplosivo. Che sarebbe questa macchina grossa? Esatto. Parlami di quella. La vedrai. È proprio laggiù. Ma dove? Qui non c'è niente. Dove sta andando? Aspetta. È sotto, è sotto. Dada! Ah, ma è un guscio. È un tarti. Porca miseria, porca. È un tarti che non... Porca! Occhio che decolla qua, questo! Non ce l'ho carico! Un attimo, va bene! Dov'è? Dove me l'hai messo? Laceranti? Boom boom! Ma l'ha già messo lei in automatico! Va bene! Ma non esplode poi! Ok, forse... Via! Cosa dovrebbe fare il lancio che non capisco? Occhio. Raga, io non mi ricordo come funziona il tarti. Scusa un attimo, eh. No. Ecco qua. Bisogna un attimo ricordarmi perché c'ha troppe parti. Cos'è che esplodeva? Generatori di plasma? Quei rubini? Come cacchio fai? La sacca di acqua geli da là sotto? Dobbiamo... Dobbiamo farlo saltare in aria da sotto. Quindi tipo farlo avvicinare. Io li lancio i dischi, ma... Non ho ancora capito come funzionano. Anche perché non mi sembra fare molti danni. O sì. Oh no, tarti! Vieni qua. Ok. Buono. Il maledetto che va sotto arriva, eh? No, lo io. Quanto bello. Va bene, bello quel disco laggiù. Utile. Era sicuramente per qualcun altro. Andiamo col veleno. Ma anche il veleno soffriva, che non mi ricordo. Mi sa di no. Soffriva il fuoco. Se riuscissi a... Mannaggia. Vola. Vola, piccola. Eccola. Anche il rallentatore. Ehi. Non mi piace il disco. Non mi piace per niente. Ci stiamo mettendo in eternità. Sai che non gli è piaciuto. Cioè, gli è piaciuto... Non gli ha dato troppo fastidio. Non come speravo, almeno.
idropompa. Guarda il collo! No, raga, non mi piace. Non mi piace il disco, basta. Non lo uso. Che ti vedo, eh. E a quanto pare no. Ottimo. Giustamente le uso adesso le pozioni, mica da prima contro il Sauro. No, no. Ma dove vai sott'acqua? Guarda che si è messi malissimo. Iperraggio. Viene. Raga, stiamo prendendo un sacco di schiaffi. Oh, ma come cacchio è successo? Com'è che l'altra volta ci abbia messo poco? Ma scusa un attimo, com'è possibile? Che palle. Tocca potenziare il vigore. Dai, lo so che decolli. Forza, voglio. Che cacchio abbiamo usato l'altra volta per ucciderlo subito? Vabbè. Non è da colpirli di... Vedi che non gli faccio niente lì? Sono quelle. O queste. Non capisco. Dai. Dai. Via. Dove è decollato però? No, tardi. Boh. Attualmente è la macchina più impenetrabile che si possa affrontare. Non capisco dove colpirla. E non, cioè, non è che sia... Credo, anche vedete la grandezza, non credo che sia così tanto difficile. Non dovrebbe esserlo. Ha sicuramente il punto debole che lo massacra, ma non riesco a capire dov'è, perché sono tutti spunzoni suoi. Cioè, magari una parte buona da colpire è uno spunzone, cioè sono tutti gli spunzoni in giro, un'altra parte sono gli altri spunzoni. Cioè, adesso capisco, ma la mira purtroppo ci vuole. Ci vuole molta mira. Hanno delle hitbox molto precise. Esplosione creativa. Forse è giusto così. Non l'avrei trovata senza di te. Prego. Boom Boom è fortunata. Riguardo all'arma. È mia. È tua. Una ricompensa. Torniamo a casa? Mi è appena venuta in mente un'idea su un nuovo prototipo che potremmo creare. Ed è esplosivo. Carla. Ovviamente.
Sì. Nerco. Ciao Rossa. C'è un campo di ribelli. Cioè, allora sicuramente c'entrano anche i barili che c'erano qua in giro. Ecco comunque chi è che si nascondeva sottoterra. Era un guscio atroce. Potevamo usare i barili, no? Classici barili. Però non so quanto avrebbero fatto, ecco, non ho idea. Purtroppo ci sono talmente tanti metodi per fare le cose e tutto che l'unica è esplorare. Cioè esplorare i metodi per metodi diversi su dove colpire. Allora, vedo una quest qua. Non capisco se è dentro. Un attimo. Ok. Ciao ragazzi. Sei sopra? È sopra. Ma qua quanti cacchio siete diventati, ragazzi? Io. Voglio. Siete moltiplicati. Cos'è? Leggendario? Bloccato. Stemmur. Hai un problema? Lui è il cantastorie. L'avventura si aprì di fronte all'audace Cal. E tornò nuovamente negli abissi della città riemersa, dove le fortune fluivano da ogni muro in rovina, come birra che zampilla da barili stracolmi. In sostanza, abbiamo esplorato altre rovine qui sotto. Oh, ci voleva molto dire così. Il paroliere notò un mirabile aggeggio. Una gemma in mezzo a un mare di gemme. Aggeggio purtroppo lontano dalla sua portata. C'è un aggeggio che non sei riuscito a prendere. Una porta blocca la strada, chiusa in un modo a me sconosciuto. Morlund ha proposto di farla saltare, ma per Abaddon il rischio di danneggiare l'aggeggio era troppo elevato. Per una volta ho dovuto accodarmi al nostro contaframmenti. Vecchio paroliere era affranto. Come ha fatto a trovarlo se non sapeva? Al ritorno da oltre le sabbie di un'amica che tutto rendeva. Cioè, c'era la porta, ma l'aveva visto dietro. Ok. Di nuovo sotto il deserto. Vedrò cosa fare. Dov'è quel posto? Giunta là sotto, svolta a destra alla statua dell'uomo gigante. Le rovine sono presso una torre di metallo. E così l'eroina si incamminò. Ma cioè devo ritornare giù dove eravamo per Poseidone? Giunta là sotto e tutto? Non ci capite? Credo di sì. Credo. No. Eccoci. Credo di dover tornare là sotto. No. No. Sono queste. Sì. Beh, no. Hai presente il cattivo? Via. Allora, una volta là sotto. A parte tutto questo. Devo prendere l'uomo gigante sulla destra. Svolta a destra dell'uomo gigante. C'è qualcuno qua sotto? Bene. Ecco la statua gigante di cui parlava Stella. Ah, l'astronauta. Guarda che bello. Rovine a
aggeggio di Stammer deve essere lì. Torre Eiffel. Macchine. Palese. Che palle di fuori terra. Questo è grosso, mi sa. Abbastanza. Bello. Che hitter. Oh my god. Portatore alfa, sì, era quell'altro che avevamo già incontrato. Ah, un ornamento. Un codice per aprire questa porta. Controllerò meglio tra le rovine. Potrei trovare qualcosa di utile. È un ornamento. Figo. Vai. Cosa c'è qui? Quindi anche qua è un puzzle. Aspetta. Questo è un audio. Forse troverò anche tutto il resto. Non è un audio? Non è un audio? Ho capito che era un audio. Ricordi quando è venuto quel tizio dicendo che era la società di Kyle? Stando al ping back, quegli affari sono attualmente sparsi per tutto il sud-ovest. Penso sia un guasto, lo spettacolo si avvicina a qua in bocca. Il nuovo codice è, dati danneggiati, 135. Esatto, lo stesso codice ha 6 cifre degli inviti che ha mandato. Degli inviti che ha mandato. Come credo c'è stesso il suo ufficio, sarà per aggiornare i bot pulitori. Prima che siamo mucchi. Ok. Quindi finisce con 135. Però sono gli inviti che ha mandato. Un portello. Forse per un'altra zona delle rovine. Ma come ci arrivo? Da un'altra parte. Non so come. Però son fatti apposta sti puzzle. Da essere infami. Allora, vediamo. Se in un qualche modo potessi salire tipo di qua. Che sono caduto. Questo l'ho già letto? Ah, ok. Era tipo la... la storia di Chenley, Stanley. Perché gli dicevano, no, torna a casa, fai basta. E lui diceva, no, ma qua a Las Vegas c'è... posso tentare la fortuna e tutto. E così è stato. Gli è andata bene. Non come me. Che non trovo un cacchio di robo. Dove si entra? Suppongo che si entri da un'altra parte a sto punto, perché... se il salto era di là. Ma c'è un punto panoramico anche? Credo di sì. Sì, sì. Un'immagine del mondo antico. Sembra parte della città dentro la cupola. Lì sulla sinistra c'è l'astronauta. Che è lì. Abbiamo l'astronauta sulla sinistra che guarda verso destra, la torre di là, quindi è dall'altra parte.
Dai, vai. Me lo tolgo. Tanto, raga, quel robo là, quel puzzle, come cacchio lo fai? Boh. Questo non so cosa sia. Forse dall'alto, eh. Aspetta. Allora, l'astronauta è lì, quindi è più in là. Più che altro è strano, perché c'erano anche le macchine dentro? C'era una città. Letteralmente, era proprio una città. Vai, vai. Qui abbiamo combattuto contro coso. Amico Fritz. Guarda. Quassù c'è una bella vista su tutta la città. Mi sembra un buon punto per allineare l'immagine. Devo andare però più sopra. Più sopra? No, più sotto. Sono troppo in basso per allineare l'immagine. In basso. Andava bene lì. Anche più sopra non vado, te lo dico. E adesso allora io non so che giro vuoi far te, ma più sopra non posso andare. Forse più in qua. Aspetta, mo. Ma non vedi che hai messo male? Ah, da qua. Su? Raga, ce l'ho. Dai. È lui. Bene. Un pelo più in là. Valle Sabbia. Ah, c'è anche l'immagine lì. Guarda che bella. Vabbè, niente, non è robe dati. Ah, cioè, ci fanno risparmiare un sacco d'acqua, tutto riciclato, eccetera, eccetera, eccetera. Understandable, have a nice day. Io devo capire come cacchio fare quel puzzle. Ma poi sott'acqua. Cioè, sott'acqua no, per carità, non è sott'acqua, però... E dove non si vede niente. Dove cacchio lo troviamo il coso per entrare? Devo trovare un altro ingresso. Ti ho capito che è lì sotto. No, è qua sopra. Dove salgo? Qui? Aspetta. Non posso salire? Sto sudando. Che ci faccio lì? Sarebbe un modo per entrare lì dentro.
Allora, o posso fare qualcosa qua. Già. No, 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 Aloy. Niente da fare. La cassettina è bloccata. E la facciamo cadere. Da qua non riuscirò a spostarlo. Ma scusa? Boh. La fai cadere. Esiste la gravità ancora, credo, no? Non lo so. Potrei entrare da lì, ma devo capire come arrivarci. Allora io sono letteralmente confuso. Perché non sto capendo dove ti puoi arrampicare e dove no, è quello il problema. Ok? Quindi se per favore. Se per favore mi non può passare di qua. Proviamo da più lontano. Da qua. Come potrei togliere la cassa in cima? Aspetta. No, non l'ho tolta. L'ho tolta? Se l'ho tolta così mi arrabbio, eh. Oh, what the fuck. Va bene. E poi? Abbiamo una cassa. Questa cassa. A casa mi serve. Sì, capiamo. Cioè ci sta, come cosa, per carità, non sto dicendo niente, eh. Io devo arrivare lì dentro adesso. Non credo di passare dietro il muro. Di rotto. Non è abbastanza alto per raggiungere il barco. Però è giusto. Cosa me ne faccio di due scatole? Davvero? Davvero? Ma fuck off. Voi siete matti? Siete matti, vero? Ditelo, sì, siamo matti. Bene, così posso raggiungere il barco.
Sì, siamo matti. Ma porca vacca. Ma pensa te. E poi lì abbiamo spostato perché dovevamo passarci, ovviamente. Vediamo dove mi porta. Impazziti. 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 Ecco, questo non si può fare. Cioè, non si può vedere con sta grafica, con sta inquadratura così. Un po' un attimo confusionario, ecco. Oh, sono tornata fuori. Cosa sì. Qui? Questo. Lì è impossibile tirare. Distruggiamo Las Vegas, via. Potevano fare, facevamo meglio quegli altri a far saltare tutto comunque, già che c'eravamo. Questo però è registrazione. Così celebravano le feste nel mondo antico. Cambiando gli ologrammi in superficie. Ma come? Qui c'è anche l'altra parte del codice. Ora dovrei riuscire ad aprire la porta. Sì, me lo fai ascoltare? No, niente. Dimostrazione. Ah, 739. Eccolo qua. Cioè 739 più l'altro che non mi ricordo. 135 era tipo 136. Boh. Sti cacchi di puzzle sono veramente complicati. Ma complicati perché non si capisce niente. Cioè tutto ti rendono l'ambiente un disastro da capire. Sì, anche la difficoltà più che altro del puzzle, perché forse non te lo aspetti, non è intuitivo. Allora 7 3 9 1 3 6. Ottimo. 7 3 9 1 3 5. Era la prima opzione, 135. Quando c'è la scelta multipla non devi mai cambiare la tua prima opzione. Cioè se la tua prima opzione è X, poi però ti viene in mente e dici: ah no, forse è cerchio. No, vai su X. Sempre così. Ah sì, ok. Quindi li legge lui? Ma ragazzi, sto buco qua si può mettere a posto? Chiedo. Cioè, al posto di farmi fare ogni volta avanti e indietro in questo modo. No, batosta te la tiri in testa. Questo posto? Voglio mettere a posto? Non riuscivo a trovare un modo per uscire, raga. Mi sono perso. Cioè, sono stato tipo 15 minuti. Ho girato 15 minuti per cercare l'uscita. Portava notizie di trionfi o tragedie. Ho la Gege. E non è l'unico che ho trovato. Ecco. Il vecchio paroliere. Lo sguardo grato, il cuore in estasi. Soppesò l'aggeggio che fino ad ora gli era sfuggito. Sarebbe un ornamento, in realtà. È una serie. Degli scavatori hanno esplorato una miniera a nord e pare abbiano visto un gingillo simile. Irraggiungibile. Essere un altro ornamento. Sì, ecco, quindi li legge lui. Il mistero degli ornamenti si infittiva. A quale scopo erano stati realizzati? Per una cosa che i predecessori chiamavano promozioni notti luminose. Credo fosse un loro modo di celebrare le vacanze. Delle feste? Più o meno. Le vacanze erano giorni speciali. Come le feste della conquista. Sì, festa tipo. La festa del primo barile, la festa della fermentazione. Ogni lupolo. Birra, sempre birra, eh? Non mi stupisce per niente. Comunque, questi ornamenti dovrebbero cambiare le luci in superficie, ma non saprei come. Riconosco questo simbolo. L'ho visto su un altro piccolo dispositivo. Questo. Forse potrebbe accendere le luci. È tempo di scoprirlo. Quale dovrei provare per prima? Cos'è, una bobina?
Ma sono quelli che gli abbiamo dato? Vai di no, Natale, dai. Vediamo questo. Va bene. Questa doveva essere una festa invernale. Sono pronto a scommetterci i miei versi migliori. E quella che bestia sarebbe? È come uno spinocero. È un cervo. Avvisami se trovi altri ornamenti. Quante festività celebravano i predecessori? C'era San Patrizio, abbiamo visto, quindi sono anche feste non prettamente comuni, cioè comuni mondiali e tutto, no? Cioè, per esempio, il Natale puoi non festeggiarlo, però è comunque 25 dicembre per tutti, no? Anche se non sei cristiano. Magari non lo festeggi per l'appunto, o non ci credi e tutto, ma è comunque un giorno di festa. San Patrizio invece magari è già più legato Scozia, Inghilterra, credo, quella zona là, no? Cioè, tipo, noi in Italia non lo festeggiamo San Patrizio. Davvero spettacolare. Poi non so, ce n'era un altro, Aid qualcosa. Che cacchio lo conosce? Comunque ne ha altri. Per adesso penso manterremo un clima natalizio qua. Così, giusto perché siamo a Las Vegas, no? Ho visto che c'era un'altra quest.